Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, sono un geologo, sono un cercatore d'oro e sono molto appassionato del mondo dei giacimenti minerari. Vi raccomando di guardare il mio scorso episodio proprio dove spiego la differenza tra deposito e giacimento minerario per quanto riguarda questa video lezione, in quanto man mano andremo sempre più a trattare dal punto di vista minerario e con grande approfondimento tutto questo fantastico mondo della ricerca dell'oro, in questo caso industriale. Principalmente quella che io opero a livello amatoriale è la ricerca dell'oro delle gemme in Italia. Ovviamente in Italia, al momento attuale, non ci sono grandi realtà industriali, ma ciò non vuol dire che in futuro non ce ne saranno a causa del rialzo dell'oro e inoltre vi sono grandi attività minerarie all'estero. E visto che questo canale è dedicato proprio alla divulgazione scientifica di tutti quei contenuti inerenti alla ricerca dell'oro, ecco che io cerco di portarvi il mio sapere in delle video pillole. Andiamo in questa video lezione a parlare brevemente degli effetti del mercurio sull'uomo. Allora, perché si usa il mercurio? Intanto il mercurio è un elemento chimico molto interessante, perché a temperatura ambiente è allo stato liquido, quindi è semplicemente paragonabile all'acqua che avete nelle vostre bottiglie sulla tavola durante la cena. Ma ovviamente, a dispetto dell'acqua corrente, il mercurio è molto molto tossico. È un metallo pesante, pesa veramente tanto, è denso e ha la grande peculiarità che riesce a legarsi molto facilmente con le pagliuzze d'oro. E soprattutto viene usato nei paesi del terzo mondo, ma anche nel passato storico veniva usato nel nostro paese, cioè l'Italia. Perché è così importante parlare del mercurio? Il mercurio ha dei risvolti molto importanti dal punto di vista della ricerca dell'oro, soprattutto nell'ambito storico, anche in Italia. Dovete sapere infatti che il mercurio è molto importante in quanto riesce ad unire in poco tempo una moltitudine di pagliuzzi, anche diverse migliaia, in un'unica massa, matassa, detta amalgama. Inoltre il mercurio è molto suscettibile alle fiamme, come esempio anche un fiammifero. E già a basse temperature, una volta messo a contatto con delle fiamme libere, tende a evaporare. Questo è importante in quanto rimane solamente l'oro, ma non più sotto forma di migliaia di piccolissime microscopiche pagliuzze, bensì sempre mantenendo una certa massa spugnosa. Quindi semplicemente da migliaia di pagliuzze si riesce ad arrivare a un'unica massa spugnosa, che non è più amalgama alla fine, bensì è oro. All'interno di questo processo, semplicemente il mercurio va a unire tutte queste pagliuzze in un'unica massa, detta amalgama. L'amalgama viene messa vicina a una fiamma libera, di conseguenza il mercurio evapora e rimane questa massa spugnosa, che logicamente successivamente deve essere ancora purificata da eventuali elementi in lega che oro non sono, per esempio argento, per esempio rame. Entrambi vengono rimossi solamente durante la fusione, che è una fase successiva e andremo a parlare in un altro video dedicato. Però quello che voglio dirvi è proprio che il mercurio era l'anello chiave per far sì che da migliaia di sottilissime lamelle si riuscisse a ottenere un'unica massa spugnosa tendenzialmente, in quanto poi una volta che il mercurio se ne va via tutte quelle zone e località rimangono vuote e di conseguenza era un grande e importante alleato per il cercatore d'oro e ancora oggi nei paesi del terzo mondo lo utilizzano per lo stesso discorso. Il mercurio è un elemento chimico neurotossico, vuol dire che è altamente tossico per tutte le vostre attività cerebrali. È infatti qui che viene il dramma. A causa del lavaggio degli strumenti, piuttosto che proprio dei processi, dei residui delle attività minerarie, è possibile che infinitesimali gocce di mercurio finiscano nella natura. Questo è un disastro e di conseguenza il mercurio nel tempo non può fare altro che andare ad aumentare in presenza all'interno del corpo umano con evidenti problemi neurotossici. Questo è stato appurato da importanti studi scientifici che vi lascio qualcuno qua sotto. Quindi, concludendo questo video, voglio dirvi diverse cose. Innanzitutto, il mercurio è un elemento chimico che non viene più usato nella ricerca dell'oro in Italia. E meno male, in quanto ha creato anche problemi nel passato. Ma noi, in questo caso, possiamo ancora trovare delle piccole sfere di amalgama lungo i fiumi, residui dell'attività passata di altri cercatori d'oro. Il mercurio viene ancora usato nel resto del mondo, soprattutto in paesi del terzo mondo, proprio perché aiuta e permette al cercatore d'oro di raccogliere in poco tempo, da un concentrato di lavaggio, magari di diversi bicchieri, le diverse pagliuzze d'oro in un'unica massa, quindi è molto comodo dal punto di vista lavorativo.
Ultima cosa, il mercurio viene rimosso facilmente dalla magma a causa dell'evaporazione del mercurio. Il mercurio è molto suscettibile a fiamme naturali, anche a bassa temperatura, ed evapora. Quei fumi sono assolutamente tossici se inalati. E quindi tutti i video che vedete su YouTube, e ve ne lascio qualcuno qua sotto, in cui vedete delle persone, tendenzialmente del terzo mondo, che utilizzano il mercurio senza guanti e addirittura lo scaldano su un fuoco della casa con tutte le persone attorno, altamente sconsigliato. Stanno facendo un danno irrimediabile al loro cervello e quei danni non si possono più risolvere. Quindi bisogna cercare dei metodi tendenzialmente più eco-friendly, passatemi questo termine, sostanzialmente eco-compatibili, per estrarre l'oro. E questi sostanzialmente sono i metodi gravitativi. Adesso, andando a discutere senza creare polemica, quando vedete nelle puntate La febbre dell'oro quegli enormi impianti di lavaggio che lavano centinaia di metri cubi di sedimento ogni ora, lì non usano una goccia di mercurio. Catturano l'oro e ne perdono anche tanto, proprio grazie al fatto che le pagliuzze d'oro sono molto dense e pesanti e si fermano nelle trappole. Quindi bisogna andare a studiare come fermare le pagliuzze d'oro senza utilizzare degli elementi chimici particolari. Questo però può essere un problema nel momento in cui andate a cercare nelle vene d'oro l'oro, in quanto l'oro magari è dentro la pirite e di conseguenza dovete prima frantumare la vena, quindi poi macinare i frammenti e dal macinato estrarvi l'oro. Vi serve quindi proprio un processo chimico per estrarvi l'oro. Ecco, in questi casi è molto diverso. Si usano ad esempio i cianidi, altre sostanze, queste utilizzate principalmente in laboratorio, in circuiti controllati. Andremo anche questo a approfondire in un altro video. Quindi io mi raccomando di iscrivervi al canale se questi contenuti vi piacciono, andremo a approfondire tanti altri argomenti e se avete dei dubbi mi raccomando di scriverli qua sotto nei commenti, mi daranno sicuramente spunto per fare altri video proprio riguardo la ricerca dell'oro. Ciao cercatori!